Passato ingiustamente in sordina, è in arrivo sugli scaffali europei questo 25 maggio Ghost Recon Future Soldier, nuova iterazione dello storico brand, che grazie ad una solidità ed una completezza invidiabili, ne riporta in auge il nome da troppo tempo sopito. Dal punto di vista narrativo, quello di Future Soldier è un intreccio necessario per far scattare la miccia del conflitto. Una trappola porta alla morte di 4 operativi americani e dall'inizio dell'indagine internazionale che ci porterà dietro le linee nemiche, ora sulle tracce di un trafficante d'armi, ora di un leader ombra sovietico, in un intreccio tipicamente alla Tom Clancy. Nonostante la debole caratterizzazione dei protagonisti, l'intreccio narrativo, tra complicazioni e sotterfugi, si lascia apprezzare, rientrando nel pieno dei cliché bellici d'oggigiorno. Ghost Recon Future Soldier non tradisce i canoni del genere d'appartenenza, presentandosi come un third person shooter dalle dinamiche molto classiche. Questo comporta anzitutto la presenza di un sistema di coperture, rivelatosi estremamente funzionale. La feature presenta una semplice ma quanto mai interessante differenza rispetto ai congeneri, la facoltà, mantenendo la pressione sul tasto dedicato, di spostarsi velocemente da un riparo all'altro. Alla struttura vanno poi ad aggiungersi le dinamiche stealth, che non prevederanno solamente l'utilizzo delle mimetiche ottiche, ma anche la facoltà di taggare i nemici producendo sentieri sincronizzati. Sgattaiolando alle spalle di un avversario, naturalmente, sarà sempre possibile effettuare un'eliminazione old school. Queste meccaniche sono state lungamente criticate per la loro presunta facilità, ma in realtà, soprattutto a livelli di difficoltà più alti, una nutrita presenza di guardie e i loro complessi pattern di pattugliamento costringeranno il giocatore ad osservare e pianificare accuratamente ogni movimento. Le centralissime sessioni di infiltrazione verranno rese varie e sempre fresche da una serie di elementi contingenti assolutamente da non sottovalutare. Dapprima i gadget, fornitici per espletare gli incarichi, dai sensori al drone UAV, un simpatico aggeggio per taggare i nemici dall'alto. In secondo luogo, dal level design. Per quanto gli incarichi risultino piuttosto lineari, la progressione nei vari livelli potrà essere affrontata in svariate maniere differenti. Saremo in grado di seguire le indicazioni dello squad leader e mantenere la formazione, oppure staccarci per azioni solitarie. A questo proposito va sottolineata l'ottima intelligenza artificiale amica, in grado di muovere i compagni sempre con cognizione di causa. Ghost Recon Future Soldier, in ogni caso, non è solo stealth gaming, è anche guerriglia, e la fase shooter si dimostra leggermente meno solida. In questo caso l'assistenza alla mira si fa sentire, dandoci la possibilità di puntare, sfruttando realmente le nostre capacità, soltanto con lo zoom. Non perfetto, inoltre, il feeling con le armi da fuoco, a volte troppo leggere. Ancora una volta, però, a fare la differenza saranno level design ed intelligenza artificiale, capaci di rendere sempre piuttosto imprevedibili gli scontri. Nel corso della campagna, composta da 13 missioni complete di briefing e quant'altro, ci troveremo dunque difficilmente ad affrontare lo spettro della ripetitività, considerando che anche gli incarichi, piuttosto vari, ci chiederanno ora di infiltrarci come fantasmi, ora di spazzare via le truppe nemiche sfruttando il supporto di futuristici mezzi corazzati, ed ora di occupare una postazione Gatling a bordo di un elicottero, nella più classica delle fasi on rail. Se ancora non bastasse, Future Soldier offre un'interessante variante della modalità Horda alla Gears of War. 6 mappe per 50 ondate di nemici ciascuna. Nella prima ci dovremo infiltrare silenziosamente nel perimetro nemico, mentre nelle successive lo dovremo difendere da attacchi sempre più pesanti e numerosi. Dalla nostra tutti i gadget mostratici nel corso della campagna ed una dotazione personalizzabile grazie a un'ottima sessione Gunsmith, dove smontare e rimontare le armi personalizzandole a piacimento. Anche qui l'intelligenza artificiale nemica si è rivelata veramente ottima, mostrando soluzioni diverse e spesso imprevedibili. Un grosso incremento del replay value, condito da un solido multiplayer competitivo e della facoltà di giocare in cooperativa la stessa campagna. La parte meno convincente di Ghost Recon Future Soldier è certamente il comparto tecnico, ma solo in alcuni frangenti. A non soddisfare pienamente è la modellazione dei protagonisti, in particolare per quanto riguarda i volti. La gran quantità di particolari riservati alle pur non vastissime ambientazioni e la buona texturizzazione generale vanno infatti a cozzare con l'estrema semplicità nella caratterizzazione espressiva dei soldati, realizzati, sembrerebbe, con estrema superficialità. Si tratta, fortunatamente, di uno tra i pochissimi difetti apprezzabili.
Animazioni, shader, mappe superficiali ed una gestione certosina degli effetti particellari contribuiscono infatti ad abbellire scene sempre convincenti. Non dimentichiamo infine la buonissima componente sonora, fatta di campionature di valore unite ad un doppiaggio sia inglese che italiano di discreto livello. Ghost Recon Future Soldier è stata una sorpresa sotto tutti i punti di vista. Non è stata solo la solidità della sua campagna single player a convincerci, ma soprattutto l'ottima varietà di situazioni a cui ci siamo sempre trovati di fronte, le ampie possibilità di gioco cooperativo ed un comparto multiplayer davvero promettente. Il quadro che ne viene dipinto è di un'opera veramente completa, in grado di sostare senza indugi ai vertici di questa generazione e meritevole per questo di essere premiata e consigliata a tutti.